Una beffa difficile da digerire con il Pescara che perde a Modena al 95esimo dopo aver tenuto testa alla capolista del torneo che trova il gol allo scadere con una giocata di Minesso che supera Sorrentino. Peccato anche per un rigore apparso netto e non concesso in apertura di gara ai biancazzurri dall'arbitro cagliaritano. Nel Pescara si rivedono dal primo minuto Drudi in difesa e Rauti in attacco, mentre a sorpresa Ferrari dopo la squalifica va in panchina. Fra i canarini in campo l'ex biancazzurro Ciofani e l'ex difensore del Teramo Piacentini, padroni di casa schierati con il 4-3-2-1, serata fredda al Braglia dove dirige Collu di Cagliari di fronte a 7.000 spettatori. Le prime battute di partita vedono come previsto un Modena aggressivo, gli abruzzesi non stanno a guardare, all'ottavo c'è una conclusione a giro di Clemenza che chiama la parata a terra. Gagno, al nono la risposta locale arriva con il tiro deviato di Giovannini in calcio d'angolo, al decimo Cernigoi entra in contatto in area modenese con Piacentini e finisce a terra con Collu di Cagliari che lascia proseguire tra le vibranti proteste ospiti. Bene la squadra di Gaetano Teri con all'undicesimo una discesa di Rauti sulla sinistra ed il cross in area per Cernigoi che arriva in ritardo con l'appuntamento col pallone. Il Pescara con le ripartenze mette in difficoltà gli emiliani con Clemenza che ci prova al ventunesimo mettendo il pallone dai 20 metri al lato. L'intraprendenza ospite crea più di qualche problema al Modena che si rivede al 25esimo con Tremolada che in area pescarese ci abbatta una conclusione fuori misura. Pescara sempre vivo e insidioso fino al 46esimo quando arriva il doppio fischio dell'arbitro cagliaritano che manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Il secondo tempo si apre all'insegna dell'equilibrio con i padroni di casa però più propositivi. Al 16esimo Auteri opera due cambi con Dursi e Nzita al posto di Cernigoi e Pontisso. Rispetto al primo tempo premono di più i ragazzi di Tesser che getta nella mischia anche Ponzi e Minesso. Con la gara che resta intanto in equilibrio e con il Pescara che vede sul terreno di gioco Frascatore per Veroli. Le due difese continuano intanto ad avere la meglio sui rispettivi attacchi anche se la pressione giallo-blu è più costante. Con il Pescara che al 33esimo resta in 10 per il secondo giallo sventolato a Drudi che è costretto così a lasciare anzitempo il campo. Auteri corre ripari richiamando in panchina Rauti e Clemenza e mandando sul terreno di gioco Ilianes e Cancellotti. In inferiorità numerica il Delfino è costretto a soffrire negli ultimi 10 minuti con i padroni di casa che spinti dai tifosi attaccano ora quasi a pieno organico e con Pompetti e compagni raccolti nella metà campo. Si arriva negli ultimi istanti di partita con la sofferenza dei 100 tifosi abruzzesi sugli spalti e con Sorrentino e compagni che fanno tutto bene fino al 95esimo quando dopo aver battuto male una punizione regalano la palla al Modena che con Minesso trova il gol vittoria beffando un Pescara ingenuo e sfortunato. Per i biancazzurri è una beffa, ma domenica prossima si tornerà in campo e dopo tre trasferte si tornerà a giocare allo Stadio Adriatico contro il Siena, sperando di poter tornare all'appuntamento con la vittoria, anche per dimenticare la sconfitta immeritata di Modena.